Ehi, ciao aiuto. A tutti buonasera. Ho visto che i panini vanno fortissimo. Allora, stasera vi propongo un panino molto interessante. Farò una ciabatta con pollo alla paprika, peperoni, cipolle e salsa barbecue. Vediamo gli ingredienti. Intanto vediamo gli ingredienti per la salsa barbecue. Sicuramente della passata di pomodoro, questo è mezzo chilo di passata. Poi dello zucchero, qui è un misto fra zucchero di canna e zucchero semolato. Uno spicchio d'aglio, del peperoncino, io uso quello fresco, non troppo piccante. Dopodiché del concentrato di pomodoro, un cucchiaio e mezzo, del tabasco, della salsa Worcestershire, poi della senape, 3-4 cucchiai di aceto di vino e poi una cipolla. Potete mettere sia una cipolla di quelle gialle o anche una cipolla rossa. Io in questa salsa la cipolla la lascerò intero, così come l'aglio. Alla fine tolgo sia la cipolla che l'aglio in modo tale che tutto sia fluido e non mi tocca passare la salsa. Certamente avete bisogno del panino, qui è una meravigliosa ciabatta di Maura che io ho già diviso in due le due pacchetelle. E passiamo nel settore del pollo. Due fettine di petto di pollo, due cipollotti rossi meravigliosi, un peperone piccolo e giallo e uno rosso. E ovviamente della paprika. Questa è paprika dolce e questa è paprika piccante. Olio quello che servirà, olio di semi, mi raccomando, perché per non connotare troppo con l'olio d'oliva, e poi sale e un po' di pepe, quanto basta. Questo è il tutto. Ci siamo. Questi sono tutti i miei ingredienti e iniziamo a preparare innanzitutto la salsa barbecue e quindi vediamo tutti i passaggi. Esistono diverse versioni di questa salsa barbecue. Quello che ho trovato mi è sembrato abbastanza interessante e in linea con quello che ho fatto tanto tempo fa con del ketchup artigianale fatto in casa. Non sbaglierete mai. Basta soltanto dosare bene l'aceto e lo zucchero, soprattutto in questo tipo di salsa, e ovviamente la piccantezza del peperoncino. Ma è una salsa veramente squisita. Fatta in casa mi rende molto più tranquilla. Dove la potete usare? Beh, in tutti gli arrosti di questo mondo e anche con le patatine fritte, un po' di questa salsa sopra e vi arrigriate. Va bene, a poche parole, iniziamo a preparare. Allora, andiamo ai fornelli, una pentola, sul fondo della pentola ci metto proprio un fondo d'olio. Eccolo qua. E aspetto che vada un po' a temperatura. Appena l'olio si è riscaldato un poco, metto l'aglio, lo lascio in camicia, un magnifico aglio rosso. Dopodiché la cipolla, l'aglio e la cipolla li terrò dentro per tutto il tempo della cottura della salsa. Dopodiché li tolgo. E poi il peperoncino. Anche il peperoncino lo lascio dentro fino a cottura della salsa. Solo alla fine toglierò questi tre ingredienti, in modo tale che veramente sarà una bellissima salsa fluida che si può mettere tranquillamente in una bottiglia e la conservate in frigo. Ecco, ho riscaldato ben bene e ora
la nostra passata di pomodori, una bella mescolata, e tutti incominciano ad andare. Ho stemperato in pochissima acqua un cucchiaio e mezzo di doppio concentrato di pomodoro e lo aggiungo con tutta la calma necessaria dentro al sugo. Raccolgo quest'altro po' che è rimasto, zadetta niente, ecco qua. Col sale aspettate a salare e ora lasciamo andare un po' questa salsina, deve peppiare, aspettiamo che peppia, sta iniziando a pappuriare, pippea, allora lo zucchero, tutto. Quanto zucchero? Sono 3 cucchiai di zucchero. E ora aggiungo un cucchiaio scarso di tabasco, ecco qua, ho apparato quasi a un cucchiaio. Ha già un profumo molto ma molto intenso, Aggiungo ora un cucchiaio bello pieno di senape, era il fondo di un barattolo di senape che era rimasto. Mescoliamo. E ora la salsa Worcestershire. Un cucchiaio e un altro cucchiaio. O se volete fare le dosi per 250 grammi di passate in tutto, basta chiaramente dimezzare tutte le dosi che fino ad ora ho dato. È il momento dell'aceto. Sono 3 cucchiai di aceto. Se l'aceto è poco, ne aggiungerò un altro po', Una presina di sale l'ho aggiunta. È poca, ma sentirò dopo, ripeto. Va assaggiata questa salsa. E ora lasciamola andare. Io direi che perlomeno mezz'ora, tre quarti d'ora di cottura, in modo che la cipolla si disfi quasi all'interno di questa salsa. Fiamma minimo e copriamo. Dopo tre quarti d'ora la nostra salsa barbecue è pronta. Guardate che bella cremosità, Saporitissima, aggiustata di sale, un po' di aceto ho dovuto aggiungere, perfetta così. E questa invece è la cipolla, l'aglio e il peperoncino che abbiamo tolto dalla salsa. Ed ecco la nostra salsa barbecue pronta. Guardate che cremosa, meravigliosa, così. Passiamo ora alle fettine di pollo. Ho dimenticato prima di dire che è importante in questa ricetta anche avere un po' di farina a disposizione. L'ho proprio dimenticato. Vabbè, comunque ricordate un po' di farina. Trasformate così proprio un velo da un lato e anche dall'altro. Vi pulite le mani e passate alla paprika. Anche qui. Ora sto mettendo prima di tutto la paprika. Questa è quella piccante. Allora, sulla piccante non andate giù di duro, Appena appena. Prima da un lato. E poi dall'altro. La paprika è molto ma molto profumata, Cuocerò queste fettine di pollo in olio di semi, ripeto. Si potrebbe anche fare nel burro, volendo. E poi, se volete proprio dare un gusto veramente notevole,
un pizzico di cumino del Marocco. Voglio vedere, ma pochissimo, basta. E ora puliamo i peperoni. I peperoni ho tolto chiaramente il tappo. Quello che è importante eliminare nei peperoni è questa parte bianca, vedete? Questa è la parte più indigesta dei peperoni. Per il resto li tagliate più o meno a quadrotti in questa maniera. Questi vanno cotti nel wok, quindi molto rapidamente. Questa parte qua anche la tolgo. Questa parte bianca va tolta. Ecco, vedete, belli dadoni abbastanza grossi. Peperoni pronti per il wok. Eccoli qua. Questi semini, via. I cipollotti invece li taglierete ad anelli. Belli così. Sono meravigliosi questi cipollotti rossi. E anche le cipolle sono pronte per il wok. Il wok è l'ideale per fare delle verdure croccanti. Ecco, ho appena messo un fondino di olio, di semi, e ora calo dentro le nostre verdure. Le salterò per 5 minuti. 5 minuti e le verdure sono pronte. Belle croccanti e saporite. E ora passiamo a cuocere il nostro pollo. Un filino d'olio sul fondo della padella. Aspettiamo che si riscaldi. E dopodiché sistemiamo le nostre due fettine. Una e una, due. Ecco, le ho già girate, sono già quasi pronte. Controllate che all'interno non ci sia color rosa, devono essere cotte. Morbide, sono morbide, ma cotte. Le fettine sono pronte, sono cotte. Un po' di sale, ma poco. E abbiamo tutto ora per comporre il panino. La ciabatta, il pollo alla paprika, le verdurine, ovvero cipolle e peperoni gialli e rossi, e la nostra salsa barbecue. E ora componiamo il panino. La teglia, un po' di carta forno come al solito, e quindi sul fondo proprio una quantità minima di olio, così, non di più. Dopodiché pigliata la prima paccadella e la mettiamo qui sotto. A questo punto un pochettino di salsa barbecue, non esagerate, perché è bella saporita, deve solo dare un velo. Poi se volete esagerare, esagerate, insomma. Io così devo metterne poca, il giusto, così e così, tanto bello, eh? E poi chi c'è, team? Le vostre due bistecchette morbidissime di pollo, casomai anche un po' di spiego, così a coprire tutto. A questo punto qua sopra appena appena proprio un po' di salsina pure qua. E poi con le manine, ma senza proprio, mettete le vostre cipolle e i vostri peperoni. Sarebbe più fine farlo col cucchiaio, però sinceramente le mani mi fanno sentire di più il calore di questa ciabatta meravigliosa che si sta componendo.
debolezza. Poi pigliare quell'altra paccatella di ciabatta, anche qui un po' di salsa barbecue, guardate quando ne è rimasta, questa ha voglia di fare panini, anche di fare delle patatine meravigliose con questa salsa, eh? Ce l'ho passata a me a preparare i panini, vivrei di panini, anche perché, come dice Max Marioli, in realtà quando uno organizza una cosa del genere non sta facendo un panino, ma sta facendo un piatto, dopodiché un coperchiato, a così, tanto bello, un po' di pressione, ecco qua, dopodiché, come al solito, per rendere un po' croccante il tutto, un filino d'olio, gop, così, e poi con le mani ve l'ho massaggiata, a Napoli si chiama usciariam, ecco qua, questo aiuterà la croccanza del panino, ecco qua. Ora in forno, 160 gradi, 10 minuti, e chi ve lo vuole? E poi Giorgione direbbe una cosa laida e corrotta, perché sprecare questo po' di sughetto alla paprika che è rimasto qua sotto? Orca, noi ungiamo la parte superiore del nostro panino. E ora veramente andiamo a infornare. E ora in forno, 160 gradi, sopra sotto. 10 minuti e ci siamo. Allè. Ed eccolo appena sfornato. Bel taglio. Per la croccanza. Eccolo qua. E ora impiattiamo. Ed eccolo impiattato. Quindi tutti a tavola e buon appetito. E allora il fuori onda lo fa mia cognata che sta mangiando panini. Speciale! Da fare il bis e il tris. Tutto. Ma io stasera non mi mangio per un fatto importante. Sto prendendo la partita insieme ai miei amici. E quando gioco la Juve io sto in tensione, non riesco a mangiare panini. Quindi a tutti, alla prossima. Ciao Peppino. Buon appetito.